ci fosse stato anche il processo Mastella, che purtroppo non si è potuto celebrare. Oggi pago per questo, non ho paura. Io ho la grande solidarietà e la gente per bene, di centinaia di migliaia di giovani che mi scrivono e con i quali mi scuso se non riesco a rispondere a tutti, dei miei figli e dei compagni dei miei figli che mi sono vicino, della gente per bene, che grazie al più grande strumento di democrazia che esiste, che è la rete, che è internet, che è l'unica cosa che non potranno mai fermare, che non potranno mai sospendere e che non potranno mai limitare, perché rende gli uomini liberi da un capo all'altro del pianeta, dalla provincia dell'Emilia Romagna alla Val d'Aosta, a Ragusa, a Siracusa, a Caltanissetta. Questa è la grande forza. Questa è la vera democrazia, non un voto finto, fatto di plastica, di andare a mettere la croce su un partito scegliendo il meno peggio, quello che fa schifo di meno. Internet ci consente di scegliere ciò che vale, ci consente di informarci, è la cosa di cui hanno veramente paura, la cosa di cui hanno veramente paura, di cui tremano, la rete, quella rete che dovrebbe entrare nelle pubbliche amministrazioni come fatto obbligatorio. Voi da casa dovreste poter leggere tutte le delibere del Consiglio Comunale, tutti gli affidamenti dei lavori, tutti gli appalti, tutti gli incarichi, tutte le promozioni, tutti gli straordinari che vengono dati ai dipendenti. Dovreste poter leggere le sentenze, dovreste poter sentire le intercettazioni telefoniche, signori miei. Dovreste poter, se non vietare, ma sentire, fare sentire al popolo italiano le stesse intercettazioni dei deputati quando parlano dei loro colleghi di partito, quando le cose più belle che si sentono dire fra di loro è che uno è delinquente, o che uno è pazzo, o che uno tira di coca, o che se ne va con i trans. Queste sono le cose che dicono loro di loro, che il popolo italiano dovrebbe conoscere. Ed è la cosa di cui hanno paura. E chi con queste cose ha lavorato? Chi queste cose ha gestito? Chi queste cose ha dovuto amministrare per il suo lavoro fa paura, e per questo io ho fatto paura. E hanno fatto credere che abbiamo intercettato tutti voi. Che motivo avevamo di andare a sentire la gente per bene, per sentire dire che non riesce ad arrivare a fine mese, a pagare la fin domestic, a mandare a comprare i libri di scuola per i propri figli? Ma è questa la paura del popolo italiano o le vergogne a cui ci hanno abituato? Io sono onorato di aver accettato l'invito di Peppe di essere accanto a Sonia Alfano, una ragazza che ho conosciuto nelle tragiche vicende che hanno accompagnato l'esistenza della sua vita e della sua famiglia, perché ha pagato col più grande prezzo, con la morte del padre assassinato dalla mafia. Io sono onorato di essere amico e di avere la solidarietà di Salvatore Borsellino, dell'espressione onesta delle vittime della mafia, di chi per tanti anni è stato in silenzio e ora non se la sente più di arrivare al punto della tomba senza manifestare tutta la sua rabbia per l'ipocrisia di regime che, grazie alle stragi e grazie a tutte le porcherie che hanno fatto, comprese le indagini sulle stragi, ha alimentato l'attuale classe dirigente che è nata sotto le macerie e sotto il sangue di quell'autostrada esplosa il 23 maggio e di quella via D'Amelio esplosa il 19 luglio. Adesso basta! Adesso ci siamo rotti le scatole di questa ipocrisia di sistema e adesso si inizierà a reagire. Io non voglio dilungarmi, ci sono altri che devono parlare. Vi ringrazio di cuore, vi ringrazio con affetto e ringrazio Sonia, a cui sono vicino, ringrazio Beppe per questa grande possibilità che mi ha dato e che ci dà di respirare un poco di aria di libertà. Grande! Onorevole amore, davvero mi dicevo
Della dietrologia, della disoccupazione, l'Italia della globalizzazione, della democrazia, troppo debole di costituzione.